Bene, bene, bene. È uscita la versione 0.6 del gioco, che adesso ha anche il nome Kiro Mirage, o in alternativa, in inglese, Spring Fights, ovviamente da prediligere il primo. Quindi, in questo video analizzeremo più o meno tutte quelle che sono le novità per lo più principali di questa nuova versione che è stata rilasciata appena venerdì. E apriamo subito il gioco. Se avete scaricato una versione precedente del gioco, vi basterà avviare il lanciatore e ricevere automaticamente l'aggiornamento. Il vostro lanciatore scaricherà prima l'aggiornamento del lanciatore, con tutte le novità del lanciatore che adesso si può avviare anche senza connessione. E dopo essersi riavviato, scaricherà anche la versione vera e propria del gioco. Partendo un po' in generale, si può dire che abbiamo fatto una riprogettazione completa più o meno di tutto il gioco, a partire dalla grafica dei comandi, dallo stile del testo. Per esempio, guardate le impostazioni come sono diverse. E abbiamo soprattutto aggiunto il titolo del gioco. Abbiamo aggiunto una rondellina del caricamento in basso a destra. Abbiamo riprogettato il menu di pausa, che adesso è un vero menu di pausa, e vi abbiamo inserito all'interno il collegamento alla schermata comandi, una nuova schermata che vi permetterà di vedere tutti i comandi disponibili nel gioco. Abbiamo aggiunto due nuovi parametri per la regolazione delle impostazioni video, vale a dire la risoluzione dello schermo, cosa che vi consentirà maggiori prestazioni, e la qualità delle ombre, con diversi livelli, spente, bassissima, bassa, media, alta e altissima. Parlando della UI di gioco, la prima cosa che possiamo notare è quella che, attaccando i mob, compariranno delle cifre grigie accanto ad essi. Queste cifre rappresentano il danno che infliggiamo ai mob con i nostri attacchi. Vi sono poi un altro tipo di cifre, vale a dire quelle di colore rosso, che sono al contrario i danni che i mob ci infliggono, come vedete meno 10. Il terzo tipo di scritta su schermo è quella verde dei cuori, vale a dire della vita recuperata. Come avete visto, attorno al personaggio è comparso il più 30 della vita recuperata. Dal punto di vista delle mappe di gioco, abbiamo completamente rinnovato e allargato la mappa delle isole sospese. Come potete vedere, ci sono queste nuove diramazioni, anche con il suono della cascata. Cadendo si perdono 50 di vita e si ritorna sopra. Abbiamo aggiunto l'animazione della camminata obliqua, che adesso fa torcere il personaggio verso la direzione in cui va, anche all'indietro. E come vedete, questa qui è l'altra parte dell'isola. In questo modo anche la mappa delle isole sospese diventa abbastanza stimolante. Abbiamo anche rifatto la texture dello sfondo, che adesso è veramente la texture del gioco e non una texture presa da Google Immagini. Abbiamo inserito alcuni messaggi a schermo. Per esempio, quando si finisce un'ondata e si passa alla successiva, compare su schermo il testo con l'ondata che starete per affrontare. Guardate, per esempio, nuova ondata 2. Un'altra scritta è quella del livello. Comparirà scritto livello più e il numero del livello che avete raggiunto. E l'ultima scritta è, ahimè, quella della morte. È stata anche modificata molto e migliorata l'animazione della morte, in quanto adesso vi è una inquadratura completamente diversa per mostrare l'animazione di morte. Mi ammazzo velocemente così. Ed ecco qui la scritta sconfitto. Abbiamo inserito il collegamento alla pagina internet di Element Gaming, che sono i nostri carissimi sponsor, che teniamo comunque sempre a ringraziare per cercare in qualche modo di far ascendere questo progetto del gioco. Abbiamo aggiunto inoltre la schermata crediti, accessibile in basso a destra, ma scommetto che nessuno la noterà mai. Come vedete, abbiamo riprogettato completamente la schermata personaggi. All'interno della schermata personaggi c'è anche il collegamento alla schermata comandi. Ed è stata anche completamente rivista la texture della barra dei punti esperienza all'interno di questa schermata qui. Alcune cose marginali sono il fatto di aver cambiato l'immagine di Adri come personaggio, di aver accelerato la dissolvenza dell'illuminazione del personaggio. Una delle cose secondarie più importanti è ad esempio il fatto di potersi generare come prima mappa non soltanto all'interno della mappa delle isole sospese, ma in una qualsiasi altra mappa. Abbiamo aggiunto un sistema di combo, vale a dire il sistema di conteggio dei numeri delle combo, e questo vi porterà anche alcuni benefici. Il sistema di conteggio combo vi garantisce delle ricompense in mana in base a quanto lontano riuscite ad arrivare con appunto le combo. Per esempio, se riuscite a fare 10 di combo otterrete 10 punti mana. Se invece arrivate alla combo 20 otterrete molto più mana, a sua volta così anche con la combo 30, la combo 40, la combo 50 e la combo 66. Ci sono sempre punteggi diversi e maggiori. Un'altra piccola modifica secondaria che abbiamo fatto è quella di aver rivisto
i tasti per la corsa e l'accovacciamento. Se prima si poteva correre cliccando due volte W e ci si poteva accovacciare cliccando Shift, adesso ci si potrà accovacciare con Control e si potrà correre con Shift oppure sempre con W. Come vedete, adesso che sono arrivato alla combo 11, ho ottenuto 10 punti mana. Tuttavia è doveroso dire che ci sono ancora alcune falle di rilievo che, oltre vabbè, a tutte le falle secondarie, piccole, non critiche, diciamo, la falla più grossa è quella appunto di collisioni farlocche, che sono veramente poco resistenti. Questo è un problema che ci portiamo dietro da molte versioni e che cercheremo in ogni modo di correggere nella prossima. Come vedete, basta veramente poco per uscire dalla mappa. E queste erano le principali novità del gioco, naturalmente ce ne sono altre che potete verificare voi stessi giocando al gioco, e lascio in descrizione il link per il download del gioco, e vi ripeto, se invece avete già il gioco, vi basterà aprire il vostro lanciatore e ricevere automaticamente l'aggiornamento. Quindi, il video di oggi finisce qui, e grazie per la visione!